Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo la torta più amata dagli italiani, la torta di mele. Si realizza con pochi semplici ingredienti ed è la torta che hanno preparato per noi tutte le nonne durante i pranzi della domenica. È davvero facile e veloce da preparare e oggi vi proponiamo la nostra versione ricca di segreti. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 150 g di zucchero semolato, i semi di una bacca di vaniglia e la buccia di due limoni. Questo piccolo segreto arricchirà la nostra torta di un profumo inebriante. Mescoliamo per bene e mettiamo da parte fino al bisogno. Prendiamo una mela grande e mezza o due mele medie, le puliamo per bene e le tagliamo a pezzetti piccoli. Aggiungiamo il succo di un limone e mescoliamo per bene. Mettiamo da parte fino al bisogno. Ora ci occupiamo delle mele per la decorazione, quindi sbucciamo due mele grandi e le tagliamo a fette di mezzo centimetro di spessore. Mettiamo da parte fino al bisogno. In una padella facciamo caramellare 50 g di zucchero semolato. Quando raggiungerà un bel colore ambrato, lo togliamo dal fuoco. E aggiungiamo con cautela 30 g di burro morbido. Mescoliamo finché si scioglie il burro. Aggiungiamo le mele tagliate a fette e mescoliamo delicatamente. E aggiungiamo un cucchiaino di cannella. Amalgamiamo per bene gli ingredienti per circa 1-2 minuti, riportando la padella sul fuoco molto basso. Spegniamo il fuoco e mettiamo da parte fino al bisogno. Mettiamo 3 uova in una ciotola e aggiungiamo lo zucchero aromatizzato. Montiamo le uova per 5-7 minuti. Fino ad ottenere un composto spumoso come nel video. Versiamo 100 ml di olio di semi di mais e 220 ml di latte intero. Aggiungiamo, poco alla volta, 300 g di farina 00, continuando a montare. Infine mettiamo 16 g di lievito per dolci e mescoliamo per bene. Vi sveliamo un altro segreto. Per evitare che le mele si posizionino solo sul fondo della torta durante la cottura, aggiungiamo un cucchiaio colmo di farina. Mettiamo il composto di mele nell'impasto e amalgamiamo per bene. Trasferiamo l'impasto finale in una teglia di 26 cm di diametro coperta con carta forno. Livelliamo il tutto con la marisa. Disponiamo le mele caramellate a raggiera. Facciamo una croce per avere le misure e andiamo a riempire i buchi che si formano mano a mano che aggiungiamo le mele. Abbiamo versato la salsa rimasta a filo seguendo un andamento circolare. Cuociamo a forno preriscaldato ventilato 160 gradi per 35 minuti. Fare la prova a stecchino passati i 30 minuti. Sforniamo e lasciamo a raffreddare completamente. Concludiamo con una leggera spolverata di zucchero a velo vanigliato. Ammirate che meravigliosa torta di mele abbiamo creato con tanta semplicità.
Per gustare al meglio la torta, suggeriamo di preparare un infuso alle rose e frutti di bosco. Renderà ancora più piacevole l'esperienza al palato. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta di mele. Volevo farvi notare quanto è morbida. Guardate qua che bella. Super morbidosa. E adesso la addento. Concludo assaggiando il mio delizioso infuso ai fiori e frutti di bosco. Cosa posso dirvi? È una torta davvero speciale, è davvero soffice e i profumi di questa torta sono inconfondibili, la cannella e il limone. Poi il caramello che avevamo fatto in precedenza ha insaporito per bene le mele, rendendole corpose e le protagoniste di questa torta. Il gusto è davvero equilibrato e molto delicato. Inoltre, gusti e sapori si sposano alla perfezione, donando a questa torta un carattere spettacolare. Infine, l'infuso che ho assaporato prima ha un gusto ricco e floreale che si sposa alla perfezione con questa torta di mele. Insomma, è deliziosa, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Se volete, visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.